polizia, mani in alto! Sempre in ritardo! Sto giù le mani, non sparate, vi prego! I miei ragazzi, lavate i miei gemelli! E adesso fuori! Massimo, amore mio, come stai? Che gioia, prendete i battimenti! Ah, eccoti, amore! Dimmi come stai, che orrore! Ragazzi, i miei ragazzi! Greta, Greta, mamma, i ragazzi sono in salvo! Grazie al cielo! Attenzione ai gemelli, eh? Che felicità! Tutti sani e salvi! Oh, ragazzi, Roberta, Roberta, abbracciami! Piano, attenzione! Attenzione! Tutto bene, oh, finalmente a casa, che angoscia! Finalmente venite! Che angoscia! Oh, mio, tesoro, dovresti andare a riposarti un po'. No, non voglio riposare, sono preoccupata. Non riesco ad immaginare da dove siano arrivati quei delinquenti. A casa mia. Da un manicomio. No, non erano dei pazzi, non lo voglio dire, non mi piace neanche pensarlo, però temo che ci sia lo zampino. Mio, amore mio, rilassati, per questo c'è la polizia. Bene, ora tutti a mangiare e poi a dormire. Si è fatto molto tardi. Sì, avevo proprio fame. Andiamo, no, ragazzi. Dove andate? Aiutatemi ad alzarmi, così mi prendo cura di voi. Controllo se vi lavate i denti, se vi mettete in pigiama. Andiamo insieme. Spero di riuscirci. Per favore, vedi che lo facciano, d'accordo? Sì, sì? Grazie. Io vado ad accompagnare Valentina e torno. Ciao Valentina. Bene, visto che tutto è andato per il meglio, io tolgo il disturbo. Dai un bacio a Maya. No, fermati, mangiamo qualcosa insieme. Voglio che mi racconti come va l'amore, se ti piace qualche ragazza. Flor, per favore, devi andare a riposarti. Non ti dimenticare che domani devi vedere il tuo dottore, l'illustre luminare. Perdonami, credo che mi sia sfuggito qualcosa. Quando dici dottore, ti riferisci a Nando. Perfetto. Ragazzi, ragazzi, aspettatemi che arrivo. Nicola, sei assicurato che mi riesci a casa? È che di là c'è tanta gente, ma io vorrei finire di parlare con te. No, è passato, e non può ritornare, mi giusto? Mi hai detto tante cose, Valentina. Le ho dette in un altro momento, cosa sì. Mi vuoi dire? Che era tutta una menzogna. Tu mi ami. Mi ami. E io ti amo. Mi Noi due come una volta. Sono mesi che sogno questo momento. Valentina! Adesso i cellulari a scuola, al bagno, durante la ricreazione, ovunque. Tu dovresti avere un cellulare, visto che giri con quel pancione. No, hai... Cos'hai? No. Siediti, forza. No, fermo, non è successo niente. Succede che oggi abbiamo avuto una giornata movimentata. Si sono eccitati e si stanno muovendo, visto? Portami un libro che voglio leggervi una favola. Che cos'hai, tesoro? Niente, niente, pensavo che quando tu andrai a partorire... Cosa? Sai, un amico di scuola ha avuto un fratellino e... E di colpo si è sentito solo. Niente più racconti, né colazione a letto. E tu adesso ne avrai due. Io pensavo che... Bene. Ma che pensi? Thomas, io sono Flor, la vostra Flor. Da quando vi conosco siete nel mio cuore e ci resterete sempre. Adesso la famiglia si ingrandisce, però continueremo ad essere la stessa famiglia e voi sarete fratelli maggiori. Però sempre, sempre sarete i miei amori. Me lo giuri? Te lo giuro, amore. Bene, io vado a dormire. Ciao. Buonanotte, ciao. Martin. Bene, la nonna avventurosa leggerà un racconto ai suoi bambini preferiti. Siete contenti? E va bene, legga un racconto. E poi a nanna, ok? Vieni qua. A domani. C'era una volta. Mi piace ascoltare i tuoi racconti. Amore mio. Lasciami, amore lasciami, mio, non è mi toccare. Come sembra, sai? Ah no, secondo te cos'è? Sono qui perché ero preoccupato per i ragazzi, voi invece per un'altra cosa. Non ci posso credere. Però ero venuta perché Nicola mi stava spiegando... Com'è la polca? Sì, il ballo. Sì, la polca, sì. Se sai ballare la polca, perché non me la insegni, Nicolas? Chiedimi qualcosa di difficile, questo è troppo facile. Io gli stavo dicendo che a me la polca non interessa, che ero venuta Basta per i ragazzi. Basta scherzare adesso, lui è stupido, io no. Devi sapere, amore mio, che sono miei amici, sono come una famiglia, capisci? Io sono venuta per loro, sul serio, veramente. E tu non guardarmi. Guarda, io non ho paura, io la amo e lei mi ama, le cose stanno così. Ok, stop, io non sono un pacchetto che vi potete contendere. Però lui è un tonto, eh? E tu sei un... Cosa? Che? Non dirgli un carcio! Ok, no, adesso stop, io ti picchio. Adesso dovete ascoltare me, va bene? Ah, Valentina, in questo momento...
momento mi sento come se fossi la giuria di un reality show e voi due come finalisti, no? Bene, però prima della pausa pubblicitaria, perché non scegli così riduciamo l'agonia una buona volta? Lezioni? Va bene. Sì. Darling, cosa posso dire di te? Sei divino. Non sono mai stata trattata così bene come invece hai fatto tu. Sei adorabile. Mi fai sentire una regina. Amore mio, sei una regina. Allora, mi ami? Ovvio che sì. Sono super innamorata di te. Adesso sparisci, bambina. No, no, no. Io voglio ascoltare il tuo verdetto, Valentina. Il tuo verdetto. Va bene, un minuto soltanto. Nicholas. Vedi, Nicholas, io ti ho seguito per molto tempo, capisci? Io ti adoro, però ti ho voluto, cercato, seguito e sì, tu... Sì, però adesso, Valentina... Adesso niente, Nicholas. Tu mi hai maltrattata, umiliata, offesa davanti a tutti. Anche se poi c'è stato un tempo in cui tu mi hai voluta, seguita, cercata. Nicholas, alla fine ti credo quando dici che sei innamorato di me. Però... Così... Però, che... però niente. E tu sei stato il grande amore della mia vita e questo non si dimentica, Tempo scaduto, bye bye. Chiudi la bocca. Amore mio, cosa vorresti dire? Devi dirci qualcos'altro? Sì, ecco, io quello che voglio dire è che sono innamorata di tutti e due. Come avranno vissuto i ragazzi questa avventura? Ora bene, adesso li ho visti tranquilli. Non lo so, non lo so. Thomas aveva un faccino così triste. Queste cose lasciano un segno profondo. Temo possa seguirne un trauma orribile che non passerà tanto facilmente, Massimo. Amore. I ragazzi sono sani, forti e stanno bene. Sei sicuro? Sì. Ah, senti. Lo senti? È un piedino. Si muovono, è vero, si stanno muovendo. È il miracolo della vita, Massimo. E noi avremo i nostri gemelli e saremo per sempre uniti, amore. Sì. Amore mio, io ti devo dire una cosa che non ti farà piacere. Sì? Cosa? Oh, no, Massimo, ho avuto una giornata orribile, basta così, ascoltami, non ce la faccio. Amore, dobbiamo parlare, però voglio che mi ascolti attentamente, serenamente, non devi arrabbiarti, stai calma. Stai tranquillo, è il giorno più calmo della mia vita, niente e nessuno può farmi alterare adesso. Questo non è vero! Perché lo neghi, Flor? Perché non ammetti che hai messo a rischio la vita dei nostri bambini per fare la coraggiosa contro i sequestratori? Ti accorgi che non hai cuore? Dovevo soltanto pensare a me, ai gemelli e ai ragazzi. Allora Thomas ha ragione ad essere geloso. Io non voglio che tu faccia l'eroina. Devi fidarti di me. Sono il padre dei tuoi figli. Lo hai dimenticato che sono io il padre? Ora sei il padre. Sei l'unico padre che quando sente la parola parto sviene come un fantoccio. Parto, 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 lo ripeto. Sì, ma perlomeno sto cercando di superarlo. Non sono come gli altri. E se tu mi amassi veramente, lo capiresti. Scusami se non trovo il tempo per capirti, perché sto trasportando una pancia di 220 kg. Perdonami. Io credo che tu non sia il padre giusto per i miei figli. Ma guarda che coincidenza. Io dubito che tu sia la madre che vorrei per i miei figli. Oh no, no. Che cosa ho fatto? Che cosa gli ho detto? Ho sbagliato. Che cosa gli ho detto? Che gli ho detto? No. Ha cominciato lui per primo. No, avete ragione, ho cominciato io per prima. Ho sbagliato, perdonatemi, non volevo discutere con papà. Stai bene? Perdonami, Massimo, tu sei il papà che voglio per i miei figli e che sono troppo fragile, scusami, scusami. Perdonami. E che ho avuto paura. Lo so, amore mio, hai ragione. Come potevamo non sentire questa paura con tutto quello che stiamo passando? Chissà se c'è una scuola per imparare ad essere padre, ma credo di no, non esiste. Massimo. Massimo, è questo. Dobbiamo provare. Adesso ho capito. Facciamo una simulazione. Come una simulazione? Per l'amor del cielo, ti devi decidere. Scegli uno di noi. Ok, va bene. Ci proverò. Bene. Mirame fijamente a los ojos y comprueba tu misma que di te quiero. Vida mía. Non posso, non amore posso. Mio, tu eri sul punto di decidere. Sono molto confusa, ho mille cose per la testa. Valentina, non puoi dire così con questa semplicità che ci ami entrambi. Scegli, devi farlo. Amore mio, io sono il tuo ragazzo e tu la mia ragazza, siamo innamorati. Cosa vuoi di più? Io sono l'amore della tua vita e dobbiamo vivere la nostra storia d'amore. Ti prego. Decidi qualcosa, per favore. Stop, boys, vi prego. Ho bisogno di pensare, voglio pensare da sola, ok? Facciamo così. Domani, night, di notte, io vi dirò cosa ho deciso, intesi? A me sta bene, amore, io ti aspetterò il tempo che sarà necessario. Non lo ascoltare! Perché?
Perché non ci vediamo da soli? No, non mi dovete seguire, voglio pensare da sola. Capito? Guarda che... Oh, eccoci. Grazie. Di nuovo a casa. Casa, dolce casa. Sì. Tutto a posto? Sì, grazie. Ero spaventata, ma è finita. L'importante è che i piccoli stiano bene. Mi preoccupa un po' che in tutto questo ci sia lo zampino di Delfina. La conosco, si intrometterà nella nostra vita di nuovo. Beh, in primo luogo bisognerà investigare, Maya. Non ti preoccupare, andrà tutto a gonfie vele. Bene. Aspettami qui, vado a prendere qualcosa da bere. Che nessuno ci disturbi. Ti rendi conto? Mi piace l'idea. Già da adesso dobbiamo cominciare a prepararci. Fare una simulazione per farli nascere bene e sani. Sei d'accordo, Massimo? Amore mio, perché non lo facciamo domani? Sono molto stanco. Dopo quello che abbiamo passato, tu mi chiedi di fare una simulazione. Perdonami, davvero, scusami, ma c'è qualcosa che non capisco. Come devo prendere la tua risposta? Devo essere tollerante di fronte al tuo egoismo? Sappi una cosa, Massimo. Ascolta una cosa. No. Bisogna essere tolleranti, devo essere una brava donnina, diventare una buona madre. Ah, è giusto rispettare i suoi spazi. Massimo! Perfetto, lo prenderò da sola il libro, perché sono una persona che non molesta il prossimo. Pressione arteriosa, Massimo! E va bene, non lo devo molestare. Adesso leggo tranquilla da sola, fino a che non prenderò sonno. Mi metto comoda in questa posizione. Oh no, no, un'altra volta al bagno, Massimo. Andrò da sola al bagno. Amore, amore, cosa ti è successo? Sono contrazioni, Massimo, come va? Stai bene? Massimo, prendi la borsa, prendi la borsa. Sì, sì, la borsa. No, dove vai? Non mi la serve. Vado a prendere la borsa. Va a prendere la borsa, vieni, Massimo, vieni. Andiamo, amore mio, andiamo. Per nascere i gemelli. Ma dov'è la borsa? Dov'è? Dimmi dove è la borsa, la prendo. Prendi lei nell'armadio. Presto, Massimo, fai fretta. La borsa non c'è. Non gridare, finirei per sbagliare. Non c'è, ti assicuro che non c'è. Guarda, che la trovi, a santo cielo, non essere nervoso. È accanto alla lampada. No, non c'è nemmeno qui. Sono nervosa. Va a cercare la borsa. Andiamo, adesso andiamo e dopo prenderemo la borsa. Andiamo, amore, andiamo in clinica. Vieni, andiamo a farli nascere. Massimo, non mi lasciare la mano. Cos'hai? Niente. Sicuro? Faccia. Che cosa c'è? Ti sei pentito? No, ma io... Va tutto bene, no... Non ti preoccupare. Faccia! Ho bisogno di parlarti, ti prego! Ascoltami! Ho bisogno che tu mi dia il tuo parere su una cosa molto importante che mi sta succedendo! Forza, ti prego! Adesso che cosa faccio? Lo chiamo o non lo chiamo? Lo chiamo Evaristo o non lo chiamo? Sì, provo a chiamarlo. No, meglio se non lo chiamo, no. Meglio aspettare. Lo chiamo.
Fernando, cos'è successo? Allora, sono nati? Cos'è no, successo? Tranquillo, Massimo, tranquillo. L'ho visitata e va tutto bene. Il parto non è previsto per ora. Però che cosa? Ha fatto qualche sforzo ultimamente? Se ha fatto qualche... Amore, glielo racconti tu o glielo racconto io? Sì, la verità è sì, abbiamo avuto situazioni a rischio, sequestri, attentati, estorsioni, fitte, angosce, pianto. Però la cosa importante è che i gemelli stiano bene, che i ragazzi stiano bene. Massimo, Greta, Evaristo, Anna... Flor, ascolta. Sì. Massimo, sentite bene quello che vi dico. Sì, ti ascoltiamo. Questo non è il momento di andare da una parte all'altra. E io raccomando vivamente riposo assoluto, Non devi portare cose pesanti, né camminare troppo, soprattutto non fare le scale. Beh, però la mia camera è di sopra. Allora dormirai al pian terreno, L'importante è che da ora in poi controlliate la situazione. E ogni volta che esci da casa, fallo con la borsa pronta. Questo ovunque tu vada. E l'ideale sarebbe poter fare qualche piccola prova, no? Il momento prima del parto, per esempio. È quello che dice voi. Borsa preparata. Sì, ho capito, borsa preparata con biberon, ciuccio panolini, con tutto. Gliel'ho detto, facciamo una prova, simuliamo il tragitto, ma lui non mi dà retta, neanche mi ascolta. Ma io ti ascolto, mio Dio, ragazzi, ti sto ascoltando. Buoni, stiamo tranquilli, cerchiamo di mantenere la calma. Sì, siamo calmi, siamo tutti calmi. L'importante è che sappiate quali sono i passi da seguire in anticipo per non entrare nel panico, perché sono gemelli e non vogliamo complicazioni. No, d'accordo, per carità. È l'ideale, in questi casi di grande agitazione, è che voi possiate fare una sorta di pratica sul tempo di trasferimento. Per esempio, non vogliamo che nascano in un taxi, no? Perché può accadere, può capitare. Massimo, ma stai ascoltando quello che sta dicendo? Sì, io stavo ascoltando. No, sì. Tu stai dormendo, profondamente. Come stavo dormendo? Io stavo dormendo, ma che cosa dici? Va bene, torno a ripeterlo. L'importante è che venga tutto pianificato e che nulla sia lasciato al caso, perché i gemelli potrebbero nascere prima. Prima? Come, quanto tempo prima? In qualsiasi momento, dovresti saperlo. Ma come vuoi che non lo sappia se sono i miei figli? È chiaro che lo so, no? Sono i nostri figli. Situazione molto complicata, perché prima soffrivo per mancanza d'amore ed ora soffro per eccesso d'amore. Io non so cosa fare, ora lo chiedo a voi due, capite? Maya. Ciao, Valentina. Ecco le tue chiavi. Chiedo scusa, devo avervi interrotto. No, Valentina, ora sì, calmati, resta. Vieni qua, stai con noi. Siediti, sei nostra amica. Adesso raccontaci tutto. Miei amici, vi voglio bene, veramente bene. Adesso mi racconto. Facciamo una cosa, Valentina, visto che è tardi, io me ne vado a dormire nella vasca da bagno, così puoi parlare tutta la notte. Ok, credimi, è una cosa assurda, prima nessuno, ora ne ho addirittura due che mi vogliono. Sbrigati, Massimo, muoio dal sonno. Sì, bene, adesso ti preparo la camera nello studio. No, nello studio no, preferisco dormire in soggiorno, così quando qualcuno scende può darmi un bacio e chiedermi come stanno i gemelli. Che ne dici, amore? Amore mio, non è giusto, io te lo giuro, darei tutto per vederti felice, tu e i miei figli, i nostri figli. Non serve parlare, Massimo, le parole non servono. Io, onestamente, non voglio discutere la tua fobia, mi piacerebbe capirla, però... E va bene, non voglio dirti nulla. Perché non realizziamo quello che ha detto Fernando? Non hai ascoltato quello che ha detto. Come non ho ascoltato? Sì, me ne sono accorta, in quel momento stavi pensando ad altre cose. Lui ha detto di farle queste esercitazioni 1, 10, 1000, 100 milioni di volte per essere sicuri di come reagire all'allarme, capisci? Per esempio, se io ti dicessi, stanno nascendo! Come? Che succede? Hai le contrazioni? No, sto testando i tuoi riflessi. Se ti dico stanno nascendo, dimmi quello che fai. Chiamo Evaristo, Greta, mia madre, chiamo tutti. Un disastro. La prima cosa da fare è prendere me, prendere la borsa, chiamare un taxi e andare in clinica. Una volta che siamo lì, puoi chiamare gli altri. Dove sono le chiavi, Massimo? Sono qui, il rumore, sento il rumore. Le stavo cercando, ma non le trovavo. Eccole. Chiamavamo Evaristo e ci avrebbe aperto. Ti amo. Ci sono i biscotti. Ascolta, me lo passi? Tu potuto dormire stanotte? No, con questa nuova simulazione ho avuto altro super lavoro. Sì, è successo anche a me. No, così non si può. Che cosa? Eh? No,
no, io pensavo a quanto siete stati valorosi ieri con quei malviventi. Però quei tipi erano maldestri. Per me dietro questo c'è Delfina, che non è per niente stupida. Finché quella strega esiste, noi non avremo mai pace. No, ragazzi, voi non dovete pensare a questo. È tutto in mano alla polizia. State tranquilli. Polizia? Se Delfina è in prigione, non ha niente da perdere. Su, adesso andate, andate, ragazzi, che devo riordinare. Andate, andate, ragazzi, fuori! La verità è che i ragazzi hanno ragione. Dovremmo fare qualcosa, perché Delfina non si arrenderà mai. Sì, però cosa? Io veramente non so. Non so che cosa dovrei fare, però la verità è che io non posso stare con le braccia conserte. Per favore, signora, lasci che giustizia lavori. Non si intruda. Signora Anna, se pensa di fare una pazzia, per favore, ci rifletta. Qualcuno di voi ha visto la borsa di Flor2? Non la trovo da nessuna parte. No, mi dispiace molto. Volevo avvisarvi di una cosa. Ora, con il fatto che non potrà fare sforzi, Flor userà un megafono per qualsiasi necessità. Questo non è molto bene. Tranquilli, tranquilli, questa è... Altra simulazione? Prego, assecondatela. Oh, santo cielo! Abemus patientiam! Massimo! Per favore, dobbiamo cronometrare il viaggio contento all'arrivo in clinica! Signore, qui c'è il cronometro. È l'unica cosa che posso fare per lei. Hai cambiato il look, Delfina? Le piace? Qui ho molto tempo libero. E lo sto impegnando convertendomi in una perfetta assassina. Questo per quando uscirai. Per il momento sei molto impegnata a far spaventare grandi e bambini. Io? Non credo. A me piacciono le cose artigianali. Se devo fare qualcosa, la realizzo con le mie mani. No, non ti credo. Tu hai mandato quei delinquenti. E voi avete la prova di questo? Sì, Moncia stava qui con te fino a qualche giorno fa e ha confessato. Non credo. Moncia ha la mia fiducia. Hai visto che è facile farti confessare? A me cosa importa? Cosa mi importa se lei crede che sono o non sono io l'istigatrice di tutto questo? Tu sai quanti anni vanno ad aggiungersi alla tua condanna per quello che hai fatto? Cosa stupida! Che tu credi di essere? Non mi conosci. Io qui dentro sono molto più forte di quando ero fuori. E posso fare quello che voglio, è chiaro? Ti piace questo? Perché posso continuare a stringere fino a toglierti l'ultimo soffio di vita. A te, a tuo figlio, ai tuoi nipoti, a quel pallone gonfiato di Flor e ai suoi bebè. Vuoi che faccia questo? Non mi ferma nessuno, io sono la Iena Santijan. Io ti avverto, non coinvolgere più nessuno dei miei nipoti e nessuno che io ami, perché io stessa mi vendicherò su di te. Sì? E cosa mi farai, vecchia cadente? Mi manderai in prigione? Troppo tardi. Io ti ho avvertito. Non giocare con me. Amore mio, tu hai bisogno di riposare. No, Massimo, questa è una prova importante, non mi stanca, al contrario. Fa attenzione, va bene. Con calma. Dobbiamo cronometrare tre percorsi. Tre strade, ripeto, tre strade. Abbiamo tre strade. Dobbiamo calcolare l'ora di punta, i semafori... Tutto quello che mi fa stare tranquilla, sì, per sì, favore. Va bene, d'accordo. Farò tutto per la sì, tua serenità. Soltanto per questo. Per la serenità della mamma. È molto importante la non serenità della madre, non è una cosa da poco. Bene, ora cominciamo con la prima strada. Quando dico tre, andiamo. Aspetta. Qua a sinistra, eh? Uno. Uno, due, tre. Vai! Ah, Massimo, perfetto. Un tempo... Scendi, amore. Fa attenzione, piano, così. Non ecco, si poteva. Ce l'abbiamo fatta, Flor, hai visto? Pianino, pianino. Che bello.
Guarda, rosa come la mamma, come sta il mio bambino, eh? Sono stanco, amore mio, non hai visto il traffico che c'era? Non parlavo Speriamo con te, mi riferivo ai bambini. Ti sei fermata a tutti i semafori e se avessi avuto le doglie non hai saltato un semaforo. Tu sei un egoista, non sai pensare ad altro che a te. Ma siamo arrivati in tempo. Vuoi che ti presti un paio delle mie contrazioni? Un paio di notti insonni? Un paio di corse per la pipì? Hai ragione, amore. Mi perdoni? Mi scusi? Mi scusi? Oh, scusami, 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 scusa. Scusa. Scusa, Massimo. Tu sì che sai dire le parole giuste per farmi sentire bene. Oh, ti amo, Massimo, ti amo. Sai una cosa adesso? Seconda fase! No, papà, non voglio tornare. Preferisco dormire su un divano, stare lontano dalla mia televisione, dal mio guardaroba, piuttosto che tornare. Poi sei stato molto crudele con me. Tesoro, ascoltami. Sono venuti due ragazzi a cercarti. Cosa volevano? Due? Come due? Due ragazzi? Forse ho capito chi erano. Ok, ciao, pa. Ah, dal momento che non avevano i nostri fiori preferiti, li ho comprati tutti. Nicholas, sono allergica alle margherite, ti prego, allontanati per favore. Che bella giornata per mangiare un frutto maturo. Perché a noi piacciono tutte le cose. Qui ci sono margherite, ma che... sei tu? Tu non sai che Valentina non... Questo è un peccato, non ti conosce, non ti conosce. Ragazzi, già che siete qua, devo chiedervi un favore. Tu non conosci la Valentina che io conosco perché è cresciuta con me, capito? Sì, per questo non sai trattarla come una donna. E invece si sente donna con quella frutta marcia. Basta, o vi calmate o ve ne andate. Ho bisogno di portare questi mobili di sopra. Ok? Però, se non ci aiutate tra voi, come potete aiutarmi? Lascialo! Ti ordino di lasciarmi! Piano! Mollalo, mi fai cadere! Attenzione! Mi fai cadere! Ti ho detto, mi fai cadere! Mollalo, lo vuoi lasciare? Mollalo! Lascialo! Ok, stop! Già che siete qui, voglio dirvi che ho preso un'importante decisione. Massimo, guarda che cosa ho nel sacchetto. Shh, i bambini stanno dormendo, i bambini. Oh, sono nati, non mi dire. Un'altra simulazione. Sì, mamma, sono stanco, non ne posso più. Figliolo, sono stata da Delfina. Che cosa? Come sei stata da Delfina? Tra te e Flor mi farete impazzire, io voglio un po' di pace. Fa silenzio, i cuscini stanno dormendo e Greta non si trova da nessuna parte. Florencia, guarda che le borse le tengo io. Ah, ma che bello, che bello. Bene, io ero preoccupatissima e la signora aveva le borse, le aveva nascoste. Senti, lo so che a parlare così sono i tuoi ormoni, perché altrimenti non ti permetterei di rivolgerti così ad una contessa, sai? Mi necessitano le borse, ho fatto 25 razioni, le borse non sono morte. Volevo soltanto verificare se avevi tutto. Ma le borse mi servivano. No, ti mancava qualcosa. Guarda, fidati, questo ce l'hai, non ce l'hai, guarda, ti voglio insegnare ad usarlo. No, non sto scherzando. Apri le braccia, stai a vedere. E adesso fallo passare, stai a vedere. Adesso vado ad agganciarlo, questo si attacca così, guarda, così. Va messo al gancio giusto, così tiene bene, sai. Adesso sta a vedere, questo ha un segreto. No, questo non mi serve davvero, Massimo. Così, fidati, così. E adesso la parte davanti, guarda. Sorpresa. Ecco, il pranzo per i tuoi bambini, hai visto? Sì, ti meravigli. Però è comodo questo. Sì, chiaro che è comodo, però se vuoi lo usi, altrimenti lo butti, giusto? Guarda che quello che ti chiedo è che non vada nuda per casa, perché io ho voluto contribuire come madre. Però se voi non mi lasciate collaborare... No, perdono, mi perdoni, mamma, signora mamma, Anna. Non stavo mamma, bene, mi qui. Perdoni, mi perdoni, signora Anna. Perdono. Massimo, no, stai qui vicino a me. Alla fine tua madre ha avuto una buona idea. Così quando loro avranno fame gli daremo da mangiare. Dai, facciamo pratica, passami il cuscino, passami la creaturina. Andiamo. Potresti essere un po' più affettuoso, un po' più carino. Se tu sei annoiato non hai il diritto di prendertela con i tuoi figli. Eccolo, non puoi mettergli ciuccio così forte. Oh, che cattivo. Papino è nervoso. Ok, e la decisione è che... Prima di tutto voglio dirti come sei elegante, molto bella, bellissima. Lei veste sempre bene, perché non ti cade? Beh, invece mi piace che me lo dica. Chiaro? Il vestire è importante per lui. E qual è la decisione? Non mettermi fretta. La decisione che ho raggiunto mi è costata molto prenderla, perché è molto importante e cambia Decidi, il corso della Valentina. Nostra vita. Passerò una giornata con ognuno di voi come se foste miei fidanzati. Poi deciderò con chi stare, questo è quanto. Mi stai prendendo in giro? O questo o niente. Sono stanca di essere un oggetto tra voi due in competizione per tutto il tempo. Vi voglio separati però insieme. Io sono d'accordo, dimmi qua.
quando cominciamo, va bene? Ah, per me va bene, tanto vinco io, che problema c'è? Ma la puoi finire, se tu accetti allora anch'io accetto. Cosa ne pensi se comincia con me? No, puoi scordartelo, comincerà okay, con me. Ok, va bene. Perché non lasciamo che sia il destino a decidere? Eh? Oh, ecco fatto, ho appena finito di mangiare, che bello. Facciamo il routino? Ah, eccolo. E adesso la nanna. No, amore, tu resta seduta, hai bisogno di riposo. Bene, bravo, appoggialo, Massimo. Ora sdraialo, dagli il ciuccio. Ah, no, è caduto, bisogna disinfettarlo. Bisogna no. Mandarlo a lavare, è necessario. Diciamo ad Evaristo che lo lavi con l'acqua, eh? Oh, che bello, dargli da mangiare. Ah, amore mio, finalmente siamo tranquilli. Almeno qualche minuto. Perché sei stanco? Sei esaurito? Perché guarda che tutto questo è una simulazione. Quando sarà vero, io non tollererò più i tuoi colpi di sonno, davvero. Ora prepariamoci, cioè, Evaristo, i pannolini. Vedi, se i bambini si bagnano, non abbiamo di che cambiarli, Massimo. Questa è una buona domanda. Come si fa? Facciamo in pratica, prendi il piccolo. Prendi il bambino, amore, e cambiamolo. Amore, Massimo, non sono i nostri figli. Tutto questo rasenta l'assurdo. Sono soltanto dei cuscini, sono di tela. Non sono di tela. Di tela è il mio cuore che si è distrutto con quella parola che ti è uscita dalla bocca. Con amore trattalo. Ma che maniere! Fammelo vedere. Ascolta, dovremmo unire le forze. Sta faccia in giù, sta faccia sotto. Come stai, cuscino? Sta benissimo, il bottone va rivolto in alto. Tutto rutto, molto pedagogico, che bello. Tutto rutto, li canti. Questa è una nenia, così lo stressi. Bisogna pensare a una canzone da cantare. Ah, che bello vederla così, signora. C'è odore di bisognini. Mi sembra che qualcuno chieda di essere cambiato, è vero? Qui ci sono i pannolini. Evaristo, vieni ad aiutarmi. Ma come funziona questo telecomando? Come vai a occuparti del... Thomas, vieni ad aiutarmi con tutto questo. Bene, arrivo. Thomas, ti prego, aiutami. Vediamo con questa roba. Vediamo se riesco a farlo funzionare. Che cos'è? Che cosa fai? Hai tirato nostro figlio per aria. Meno male che ti ho preso, amore mio. Che orrore, ma sei impazzito? Ma non ce l'hai un cuore? Amore mio, io ti desidero tanto. Io ti amo, però questo sta diventando pericoloso. Sai che cos'è pericoloso? Sai che cos'è pericoloso? Quando tutto questo invece di essere una simulazione accadrà veramente. Quando piangeranno, quando faranno la pupù o metteranno un dentino. Quando avranno tutte le cose che hanno i bambini normali. Tu non sarai un buon padre. Sono sicura di questo. Così io non mi devo intromettere. In fondo, chi mi ha chiamato? Lasciamola continuare con la sua superbia. Crede sempre di saperne più dei medici. Più di me, più di tutti. Più di tutti crede di saperne. Diceva a me, forse. Che ti succede? Adesso non riconosci la differenza di quando qualcuno ti parla e quando uno parla da solo? No. Vuole che parliamo di quello che succede? No, molte grazie. Una contessa ha sempre i suoi segreti. Io sono stanca di Flor! Credo che sia una pazza e una simulatrice! Sì, queste simulazioni, la verità è che sono stanca. Però non si preoccupi, sono inoffensive. La disturba un'altra cosa, contessa? Sono stata da Delfino. È stata lei. Io non posso permettere che questo accada di nuovo. No, non lo posso permettere, devo fare qualcosa. Oh, che valente, contessa. Posso contare su di te? Che imprudente, contessa. Basta, amore mio, basta. Chi lo dice che adesso sta vomitando? Massimo, se devi farlo, fallo sul serio. Io non sono una sciocca che non sa quello che fa. Non senti come piange? Però il bambino che ha registrato questo pianto deve avere almeno 65 anni. E va bene, perfetto. Senti, Massimo, a me è sembrato ottimo aver fatto pratica su come sarà la nostra vita quando vivremo con le creature, come dobbiamo cambiarle, fargli il bagnetto, allattarle. No, io non lo faccio il bagnetto a lui. Ah, non glielo vuoi fare? Perfetto. Sai una cosa, Massimo, tu non sei all'altezza della situazione e mai lo sarai se non sei capace di fare il bagno ai nostri figli, quello che qualunque padre decente farebbe. Va bene, sai una cosa? Mi hai fatto cambiare opinione. Sta a vedere. Guarda, sta a guardare. Vedi? E adesso speriamo che piova e vedrai che cielo limpido dopo la pioggia. Quanto è bella l'acqua piovana! L'unica cosa che posso dirti è che se non puoi sopportare la pressione psicologica di un semplice cuscino, come potrai sopportare i tuoi figli?
Sì, vai, vai pure, sì, vai me pure. Me ne vado, me ne vado. Vai pure. È passata. Evaristo, Greta, Anna, all'attacco. Oh, per favore, signorina Florencia, questa è l'ottava simulazione oggi. Lei potrebbe gestire un asilo nido da sola. Florencia, che succede adesso? Succede che Massimo, suo figlio, non è all'altezza della situazione e non è in condizione di essere un buon padre. È fuggito, mi ha lasciato da sola. Ma questo sì, succede. Mia cara, sarà andato a prendere una boccata d'aria. Lascialo un po' respirare, anche lui ha bisogno di riposo. Mi perdoni? Cosa vorrebbe dire? Che ha bisogno di riposo? Guardi che se non fosse per Massimo e per le sue fobie, io non starei sempre a simulare il parto. Lo faccio per il bene dei nostri figli e perché sono nervosa. Se fosse solamente questo. Mi perdoni. Con questo che cosa vuoi dire? Noi te lo diciamo perché stai tutto il giorno a fare simulazioni con il megafono, con il cronometro. Noi che andiamo e veniamo, piccolina, non ne possiamo più. Ma io non lo faccio di proposito. Forse non ci capiamo come coppia. Lui non fa quello che gli chiedo, io non faccio quello che... Non lo so. L'unica cosa che mi resta è fare le prove, esercitarmi per sentirmi tranquilla. Sono agitata per questa situazione e lui non mi sostiene affatto. No, piccola, no. Sai cosa c'è, Florencia? Sarebbe sicuramente più facile tutto questo se tu non fossi così dura con lui. Ai, dura nella mia pancia. No, sono i nervi, niente più. Va tutto bene, tutto bene. Si calmi, si rilassi e rinunci alle simulazioni e vedrà che le passa. Sì, avete ragione. Avete ragione, devo stare un po' più tranquilla. Naturalmente, prima di rilassarmi, andiamo a fare la prova del taxi nell'ora di punta. Io sono volenteroso, ce la metto tutta, so che ho un problema, però lo voglio superare. Ma lei con le simulazioni si vuole esercitare, non so come farò a sostenerla, non ce la faccio proprio più, non so Massimo, che fare. Massimo, cosa fai? Thomas, che cosa fai tu? Cosa ti succede? Stai male? Massimo, parliamo. Cioè, tu non sai quanto io sia felice. Ti giuro, non ci potevo credere. Quando sono venuta qui ho pensato che mi avresti rifiutata, che avrei trovato un'altra, invece stai con me. Non immagini il mio stato d'animo in questo momento. Te lo garantisco, amore mio, sono talmente... Maya, aspetta. Che cosa c'è? Tu sai che io ti amo e... Mm? E che ho fiducia in te e voglio andare avanti. Però tu sai che sono molto abbattuto e la verità è che non mi voglio legare a nessuna. No, faccia. Non dovrai legarti a nessuna perché ora hai me e devi avere fiducia in me. Bene, va bene, io... Io ho fiducia in te. E possiamo stare insieme, però... Alla prima che mi farai, me ne vado a Londra. No, vado a Londra, non dovrai andare e non mi rivedrai a Londra mai più. Perché io sono sicura di amarti tanto. Rispondi. Ciao, Mattia. Ah, ma tu guarda, non ci posso credere. Sembra fatto di proposito. Quando cerchi un taxi è come giocare alla roulette. Appena una donna rimane incinta e necessita di un taxi per partorire, loro spariscono. A quanto stiamo? 5 minuti, un'eternità. A questo punto avevo già partorito i miei gemelli sul ciglio del marciapiede. Taxi, taxi! Te lo chiedo per favore, Flor. Sembri una pazza. Tutto questo è imbarazzante. Non è per me. Riproviamo domani. Aspetti. La pancia si è fatta dura. È una contrazione. Lasceranno qui? No! È passata. Sta prendendo il taxi. Perfetto, taxi. Andiamo. Tu sali davanti e lei dietro con me, signora Anna. Perfetto? Prendo le borse. A me sembra una follia. Venga. Sta allora per partorire. Signora, presto, salga. No, guardi, fortunatamente non sta per partorire. Signora Anna, prosegua con la simulazione. Bene, ora basta con queste prove. Sai una cosa? Quando starai per partorire veramente, allora mi avvisi. Ti lascio tutto qui. Ciao. Che bello, ora capisco. Tale madre, tale figlio. E va bene, perfetto. Vada, continuo con Evaristo. Evaristo, fai una cosa. Prendi questo, ti siedi davanti e simuli l'ambulanza. Va bene, la sirena. Nanu. Signorina Florencia, io sono un chiameriere professionista. Può chiedermi qualsiasi cosa, di spazzare per terra o lavare i panni per una settimana, però non mi chieda di fare l'ambulanza. Io mi rifiuto. Contessa, vengo con lei. Au revoir. No, ok,
che bravo, ma tu guarda che bell'amico, che pena, continuerò la simulazione, vada come vada, taxi, per favore! Si tranquillizzi, signora, ecco, l'aiuto io. Per favore, io. Andiamo, 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 la prego, andiamo, andiamo, ecco qui, perfetto, perfetto! Ah, che orrore che parto travagliato, non è stato lo stesso con i miei figli precedenti, ah, ah. Ora andiamo, andiamo, coraggio! Santo cielo, acceleri un pochino, acceleri, acceleri, ho circa 125 pulsazioni. Ma alla fine, nasce o non nasce? E che ne so io, ho avuto almeno 155 falsi allarmi, acceleri, accidenti, stanno nascendo proprio qui, aiuto! Beh, non sarebbe la prima, sa? Lei è Fernando? No, tassista. Oh, santo cielo, vado più svelto, la prego. Credo che si stiano rompendo le acque. Ah, prova a tenerle. Bene, io posso aiutarla in caso abbia bisogno. Ah, che amore, che tesoro. Massimo mi abbandona e questo tipo, un estraneo, mi aiuterebbe a partorire. Guardi, il suo uomo è un mascalzone. Ma è possibile che lei creda che io sia un cattivo papà? Tu per me ne tu pensi? Non sei né buono né cattivo. Questo, vedi, è quello che sto lo dicendo. Lo so, però tu... Lo so, però tu è come se avessi paura, ma devi sì, prendere io ci la provo, situazione ci di provo, petto. Ci provo, ma ora non so più, credo che non sarò un buon padre. Beh, bisogna sapere cosa fare, per questo è bene cominciare a mettersi alla prova. Andiamo, andiamo! Nel frattempo le racconto, sì, le racconto tutta la storia. Io ho bisogno di un uomo accanto a me, un padre vero che invece di scappare di corsa si rimbocchi le maniche. No, non svolti, non giri, per favore. Se va dritto arriviamo direttamente in ospedale. Signora, io sto facendo tutto il possibile. Un altro con le solite scuse. Signora, non mi confonda, eh? Non mi confonda. Guardi che il suo uomo si sta comportando in maniera imperdonabile. Come può non accompagnarla in un momento come questo? Massimo, ho bisogno di te. Massimo, vieni per favore, Massimo. Ho fatto mille cose. L'ho accompagnata in clinica mille volte. Ho cullato addirittura i cuscini. È stato tutto inutile. Non ce la faccio più. Sono stanco e ancora non sono nato. Stai tranquillo. Non sei preparato per affrontare queste cose. Però quando nasceranno quando devi nasceranno? Essere rilassato. Quando cosa nasceranno? C'è? No, è che sento che stanno... Sento che stanno per nascere. Sì, lo sento. Ti senti male, Massimo? Sicuro di sentirti bene? No, non lo so. Andiamo, 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 andiamo. Ci siamo, dai. Stiamo andando bene, andiamo bene. Va, 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 va. Ah. Oh, perfetto. Molto bene. Poteva essere un po' più delicato. Scusi, ma... ero agitato, però siamo arrivati in tempo. Tutto bene? Sì, sì, perfetto, perfetto. Mi faccia scendere quanto le devo? No, non mi deve dare nulla. È un regalo per i suoi gemelli. Oh, che gentile. Molte grazie, sul serio. Vediamo se hai capito. Io scelgo testa perché mi spetta per anzianità d'amore. Sì, e la testa cade per prima perché è più pesante. Quindi la testa aspetta a me, eh? Ok, siete uomini, decidetevi. Su, bene, andiamo. Va bene, prendi testa, testa, prendi testa. Che mi importa, vincerò comunque io. Perché è scritto nel destino. E allora? Posso tirare la moneta? Tira, tira. Ah, che momento, no? Che decisione. Tutta la mia vita amorosa in una moneta. Tira subito. Va bene, va bene, la tira. Tira subito. E il vincitore è... Nicolas! Oh, senza offesa, senza offesa! Amore mio, pensaci bene, io sono il tuo fidanzato, lui non lo è! Hai accettato la regola, amore mio! Tu hai perso, bye bye! Domani tocca a te, domani! E domani. Chi colpisce per primo colpisce domani. Due volte! E ride bene chi ride per ultimo! Però io sarò l'unico che riderà in questa storia! Sul serio, riderai sì, molto? Sì, sai perché? Perché? Perché quando uno prova il salmone, poi odia il baccalà! Però con calma, Nicolas! Adesso basta con le parole e passiamo ai fatti! Siamo fidanzati per un giorno soltanto e il tempo corre, bisogna sfruttare! Nicolas! Andiamo bene, siamo nei tempi. Bene, bene. Ah, ecco, ci siamo, controlliamo. Ah, perfetto. Queste non sono le contrazioni che conosco. Che succede? Vieni. No, vieni, no, per niente, favore. Niente. Entra, vieni. Non è niente. Stavo facendo. No, 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 la sul lettino, sul lettino. No. Sul lettino, vieni. Ah, vieni. Però sono contenta perché. Ecco. Perché procede bene. Certo, potevamo metterci un po' meno. Pieno. Però era solo una prova, niente di più. Stavamo provando e finché non lo decido, i miei bambini non nasceranno. Non ti preoccupare. Dici? Sicura?
Sì, sono sicura. Una cosa è sentire le acque rompersi, un'altra è sentire le contrazioni. Io non so se... Sì, vedo che sai tutto. No. Sdraiati, rilassati, eh. Rilassati. Rimani sdraiata. Pamela, per favore, prepara la sala parto, presto. Vuoi che chiami Massimo? No, non lo chiamare, non lo cercare, non lo trovare. Mi ha abbandonato, mi ha lasciato sola in questa simulazione. Si è dimenticato del cellulare. Hai detto sala parto? Stai tranquilla e respira. No, ti dico che non stanno nascendo. Io conosco i miei figli e finché non c'è il padre non nasceranno. E il padre non c'è, quindi non verranno fuori. Probabilmente mi sono agitata un po' con tutte queste fitte delle... Ah, che gentile, però credo che chiamerò un taxi. Veramente, molte grazie. No. Coraggio. Questa volta non è un falso allarme, capisci? Che vorresti dire? Che i tuoi figli stanno per nascere, mia cara.